Sono circa triplicati oggi gli utenti, però nella fase proprio del lockdown,
ciao, marzo, aprile. In quel periodo lì ci sono state tantissime persone che magari normalmente non hanno bisogno del supporto. Perché c'era un lavoro ufficialmente. Perché comunque c'è un introito. Si poteva uscire. Esatto, che invece in quella fase avevano bisogno di noi. Quindi abbiamo supportato con questa raccolta alimentare straordinaria, abbiamo realizzato un filo diretto con i nonni soli, cioè un progetto che si chiama Adotta un nonno. Ma per il filo 2020 o il comune? No, io parlo di Vitale, abbiamo fatto noi come movimento civico. Sì, esatto. Non diciamo, si posso separare? Sì, no, hai ragione. Diciamo che noi ci siamo messi a disposizione della città, più che dell'amministrazione comunale, che ovviamente ha dovuto gestire tutta una serie di... Diciamo, voi avete supportato qualcosa che non facevano loro. Sì, esatto, sostanzialmente sì. Ovviamente il comune ha dovuto parare, no, a tutta una serie di... Era troppo impegnato. Non voglio entrare, ecco, in polemica, perché in un momento di crisi... Siamo tutti tranquilli e schizzi in questo senso. Di aiutare e metterci a disposizione di chi ha bisogno. E questo è quello che noi abbiamo cercato di fare, appunto, Adotta un nonno, che è stata un'iniziativa molto simpatica e continuata anche dopo. Ossia, quanti nonni avete supportato? Abbiamo adottato una ventina di nonni. Non in che senso? Nonni sole, persone anziane sole, che o magari anche coppie, però insomma che non avevano la possibilità di... Non c'erano i voti, oppure potevano andare i voti per il lockdown. Esatto, perché magari o che... Ma posso psicologico o fisico? Psicologico telefonico, perché fisico sì, nessuno si poteva muovere, quindi neanche i nostri volontari, no? Però avevate un supporto anche, diciamo, alimentare oppure... No, con una telefonata giornaliera, noi trascorrevamo circa una mezz'oretta, tre quarti d'ora, dipende insomma dalle necessità, al telefono con questo nonno e questa nonna e gli facevamo compagnia, c'era chi si scambiava le ricette, chi si metteva le truccate... No, per telefono normale, ma anche con Zoom, no? No, telefono. In alcuni casi qualche nonno c'ha WhatsApp con la videochiamata. Ah, vedi? Qualcosa migliorato. Zoom è un po'... Vabbè, però qualcosa di video in questo senso, video perché come ci sono stati dei problemi con l'ospedale, che ci stavano 15 giorni che non avevano contatti, almeno l'infermiera non aveva portato il tablet. Esatto. Almeno una video, una cosa che c'è il contatto fisico, adesso neanche adesso. No, vedi, ci abbiamo un metro. Poi abbiamo realizzato dei contest per i bambini, abbiamo premiato una alla fine del lockdown, quindi... Che sarebbe un contest? Un contest sarebbe una piccola gara di fotografie, di disegni, di torte che cucina con le mamme. Fotografie, perché parliamo anche qui, noi siamo sponsorizzati dalla Nikon. Ecco. Allora, se avete bisogno siamo a disposizione. Ah, ottimo. Con tutto il servizio della società Nikon giapponese. Bene. Così tutte le... Anch'io sono una fan, usavo una Nikon per il mio viaggio di nozze. Dove sei stata? Africa, Botswana, Namibia. Ah, non l'Italia. Era prima del lockdown, siamo partiti a dicembre. Ecco, se dovete farti proprio siamo arrivati, e adesso in vacanza, se ce lo puoi permettere? Adesso in vacanza? Se lo puoi permettere in senso... Sicuramente lavoreremo, perché ovviamente come tutte le aziende... E che anche il governo nazionale lavora. Esatto. Beh, noi abbiamo una casa, con mio marito ha una casa al mare, a Valle di Cecina, quindi tendenzialmente ci sposteremo in Italia. Per quanto riguarda come la parte consigliera, quella politica, il passato, come sei partita dalla politica? Cioè da niente, oppure è stato qualcuno che ti ha aiutato, ha detto, ti ha fatto entrare? Allora, perché non si può partire da botto, mi sa. Allora, infatti hai ragione, nel senso che io ho sempre avuto questa passione, facevo la rappresentante di classe, all'università, e quindi era una cosa che comunque in qualche modo ho sempre avuto dentro. In realtà poi è accaduto che io all'epoca militavo in un partito, quindi una realtà diversa da quella nella quale... Sempre nella zona? Sì, certo. Tra Fidel Pazzia e perché io tu sono studiato lì, no, io sono di Pese Doc, nata a Piazza Fontana Grande, ancora residente a Piazza Fontana Grande, però ho studiato a Siena, sono lavorata lì, quindi facevo attivismo universitario, nelle istituzioni dell'università, no? Quindi partito, diciamo, sempre della stessa antiquaria? Area, diciamo, all'epoca era l'area del centro-destra, poi in realtà la vita ha preso tutta la piega. Vabbè, però hai imparato qualcosa? No, ti finisco di raccontare, all'epoca della Giunta Marini, quindi due giunte precedenti, diciamo, rispetto a quella attuale, fui chiamata a fare l'assessore, alla donna d'età di 22 anni, ed è così che è iniziato il mio percorso. Ah, l'hai fatto, mi ricordo. Ho fatto l'assessore per 9 mesi. Di che assessore? Di quale... Dopodiché mi occupavo di politiche europee, innovazione, servizio civile, politiche energetiche. La prima esperienza. Primissime esperienze, infatti non è andato granché. Anzi, è stato proprio quello, la spinta che mi ha fatto capire che io non ero tagliata per stare all'interno di un partito tradizionale, perché non erano le logiche del merito e del rispetto. Forse per le donne? No, in realtà io sono stata nominata proprio perché donna, perché allora mancava... Esatto.
devono meritare, cioè, no? Meritocrazia, di sesso. Anche se ti posso dire che in realtà anche di spinta, niente, il sessismo esiste, anni. Quindi a volte a parità di merito non si sceglie una donna proprio perché è donna, quindi o perché ce l'hai sposata, solo quella. Quindi in alcuni casi, diciamo, la quota rosa, anche se è un meccanismo obbligatoriamente, tra virgolette, se vuoi un po' delle serve indiane, in realtà è assolutamente necessaria per permettere alle donne di far parte del processo decisionale. Però non è problema che lavoro doppio, triplo, quattro. Lo so, vivo personalmente sulla pelle. Quindi, ecco, perciò fui nominata in quel contesto. Dopodiché, dopo neanche 9 mesi, mi furono rilasciate le deleghe. Quasi mesi? 9 mesi, esattamente il tempo di fatto, di una gravidanza. E, perché appunto non era proprio il mio ambiente. Che cosa è successo dopo i 9 mesi? Dopo 9 mesi non è passato niente, ho finito il Viterbo 2020, lanciata dalla giunta, e da lì nacque Viterbo 2020, era l'ottobre circa del 2012, perciò parliamo. Altri 9 mesi di gestazione? Beh no, perché io entrai in giunta a gennaio circa, ho fatto fuori in quarantena a fine settembre. Hai fatto l'estate. Quindi subito dopo nacque l'idea di Viterbo 2020, perciò che era questa visione di quello che io volevo fare. Avete visto perché pensavo nel 2020? Esatto. Lo sapevi già del virus, del pandemia. Parlavamo appunto di 8 anni fa. Questa idea di questa città smart, dinamica, creativa, 4.0. Fuori dal muro. In realtà la città, quindi dentro, fuori dal muro. Ma nel senso fuori il muro anche psicologicamente? Ah, sì, aperta. Perché aperta. L'innovazione, certo. Guardo indietro, quando nacque il 2020 nel 2012, tante delle criticità che c'erano allora ci sono ancora. Peggiorate, sì. Più che altro, lo sai che c'è? Che se tu stai fermo mentre il mondo va avanti, in realtà non stai fermo, ma indietro. Quindi noi siamo non peggiorati se ti guardi l'ombelico, in realtà no, ma peggiorati sicuramente se ti compari con quello che si muove intorno. Poi ovviamente adesso è arrivato il Covid, quindi tutto questo lavoro è stato un pistone obbligatorio. Tutti gli altri che nel frattempo si sono mossi avanti, probabilmente si sono fermati adesso. Allora dobbiamo recuperare. E infatti qui ci vuole un gruppo di reni che ovviamente noi nel nostro piccolo tentiamo di dare. Quanto è piccolo? Intanto quanti sono i consiglieri? Quanto è il gruppo? I consiglieri siamo 4, però i consiglieri uomini no. Siamo 4. 3 donne e un uomo. Ho metto 2 donne? Sì, nel nostro caso sì. Tutti giovani o? No, in realtà io sono la più giovane. Termini anagrafici, però siamo tutti giovani nel momento, è positivo. E poi no, il gruppo è molto ampio, considera un gruppo che è maggioranza in città, non nel comune, ma se tu vai a vedere, diciamo, gli esiti elettorali tra città e le frazioni, noi a Viterbo in città abbiamo vinto in quasi tutte le sezioni. E qual è quello che è la parte negativa, diciamo, della zona? Nel senso che nella che siamo caduti un po' nelle zone rurali e nelle frazioni, quindi parliamo delle campagne, parliamo di alcuni ex comuni, le parti più lontane dalla città, perché forse non hai fatto comunicazione o non hanno fatto dovuto la vecchia tradizione. No, ma guarda, io penso sempre che se i cittadini non rispondono sono noi che facciamo bene con ci capito, oppure non comunicate bene con me, e quindi sta a noi migliorarci laddove non siamo stati in grado di farci per tornare di nuovo sui territori, sempre più motivati, sempre più pronti alla prossima edizione 2023. Già a meno che non ci sono, diciamo, svolti. Credo ancora di più ci saranno ancora. Comunque 2023, ma noi non ci siamo mai fermati di fatto, quindi non è. Alcuni a volte mi, tra virgolette, accusano, diciamo, che noi siamo in campagna elettorale permanente. Sì, il politico è così. Per noi non è campagna elettorale permanente, per noi è un modo di essere. È un modo di essere e un modo di fare, cioè noi non sappiamo stare fermi, no? C'è la politica che è quella che mette i faldoni sotto la scrivania finché non si ingialliscono, non li tira fuori. Ah. Noi non siamo capaci di fare, noi tiriamo fuori idee, c'è la proposta, è quello che riusciamo a realizzare con le nostre. Quante finora proposte hanno accettato? Molto poche in realtà, però noi abbiamo imparato. Quasi come governo. A prescindere dal supporto dell'amministrazione comunale, dove riusciamo a fare le cose, però anche magari grazie alle nostre competenze e alle reti che riusciamo a mettere in campo, facciamo quello che possiamo. Il vostro, diciamo, su parte, diciamo, politici, nel senso. Persone che vi hanno, diciamo, che vi amano in questo senso, qua abbiano Viterbo 20, è un target giovane, un target un po' di età, o medio alto, qual è? In realtà è assolutamente trasversale, noi
No, assolutamente trasversale all'età, assolutamente trasversale alle appartenenze politiche, e quindi noi abbiamo persone che ci sostengono, che vivono nazionale, votano centrodestra, chi vota la centrosinistra, chi vota il 5 Stelle, chi vota, quindi siamo assolutamente trasversali come arco costituzionale. Come età lo stesso, perché io vado 2 settimane ai centri sociali della città insieme ai nonni, come dicevo, che è un target al quale ci avviciniamo e con il quale viviamo molto bene. Allo stesso tempo, avendo io 31 anni, è chiaro che per noi parlare giovani... E lo stesso smettere il 30 di una volta o lo riesci a farlo in questo diverso smettere? In realtà, diciamo che parlare ai ragazzi che vanno, per esempio, al primo voto oggi, no? Quindi parlare al 18enne è complicato anche perché al 31 anni, ma per il semplice fatto che purtroppo tanti ragazzi sono disillusi. Giovani sono proprio disillusi dalla politica, quindi fa capire anche dalla comunità, in questo senso anche dalla comunità, ma proprio dalla rappresentanza, quindi sia essa politica, sia essa perché anche se sei giovane ti guardano sempre in politica, sì, perché comunque siamo politici, quindi siccome la politica ha deluso e ha preso in giro per tanti anni, anche a te credo, anche a me, e infatti guarda, spesso vado nelle scuole, anche mi chiamano nelle scuole per farsi un'idea e parlo proprio di questo, cioè io dico, guardate ragazzi, io ho vissuto sulla mia pelle, quindi vi racconto la storia di una persona che in qualche modo ce l'ha fatta a dire tanto, però insomma... Vabbè, poi non sei uscita dalla città. No, però insomma... c'è ancora da studiare, da imparare. C'è sempre da imparare, come non si è mai arrivato. Gli esami non finiscono mai. Mai, però insomma penso di poter raccontare comunque diversi piccoli successi quotidiani che magari possono essere uno strano, ad esempio per i giovani che oggi hanno senza continuare di meno. Cioè non sanno a chi credere se non a vidi un po' diciamo qui in social, in questo senso penso credo. È tutto veloce, va tutto a spot, ma guarda la foto di Instagram, la storia. 2 secondi e poi 15 secondi il messaggio deve essere. Troppo lungo. Non c'è tempo di approfondire. Questo chiaramente a parte va a però noi non demordiamo, cerchiamo sempre di sentarci sulla giusta frequenza. Cosa vorresti cambiare? Di te cosa vorresti cambiare personalmente e cosa cambieresti politicamente di te? Questa è una bella domanda. Allora, che cosa cambierai personalmente? Il marito, no, la città, l'ho scelto da poco, la città nemmeno perché le ho dato la mia vita, quindi no, look. Mai. E quello l'ho cambiato recentemente, forse taglierei i capelli, però ecco, dopo la fine rischio di fare la fine di Sansone, se taglio i capelli, no? Quindi, no, cosa cambierei di me personalmente se dovessi dire un tratto del mio carattere che è quello di essere troppo severa con me stessa? Prendendo moltissima rietta. Ascendente di me. Io sono Ariete, ascendente bilancio. Io ho capitato con l'ascendente bilancio. Vabbè, sprofondiamo. Sì, sono molto prendendo molto da me stessa e prendendo molto anche dalle persone che mi ci sono. Io bello, sono un generale saggio, lo sento. Per me. Io sono un generale, sul saggio forse ancora la temperanza del vabbè, di verità. Ma io ti do notizia, cioè, la mia esperienza è che a 18 anni insegnavo, però sembrava una cinquantenne. Quindi ha mantenuto. Adesso sono più giovane. Quindi ha mantenuto. Oh, adesso mentalmente questo... sono più giovane, all'intanto lo so quasi. Questo è un tratto del mio carattere che cambierei, cioè a volte essere un pochino più clemente. Più elastica? Sì, più anche riuscire a gioire delle soddisfazioni. Un sorriso? No, quello ce lo sento. Ok. Quello non manca mai, il sorriso. Invece della parte politica cosa cambieresti come? Che so, il nome di Viterbo 2020 cambierebbe? Il nome di Viterbo 2020 ovviamente cambierà perché siamo arrivati, no? Ecco, quindi così. Ovviamente Viterbo 2020 cambierà pelle nei prossimi mesi, diciamo, che qui alla fine del campo, 4.0. Quindi quello cambierà. Che cosa, di che Viterbo 2020 in realtà io non cambierei assolutamente niente, perché sono orgogliosa delle persone che sostengono questo progetto e quindi non cambierei niente. Ma ci sono nuovi persone che entrano per collaborare, sì, senso per avere un futuro. È un continuo. Essendo un movimento civico c'è molta volatilità, cioè c'è un gruppo storico di persone molto fondante, di persone che ovviamente sono sempre presenti, e poi c'è chi va e c'è chi viene. Diciamo che era una tendenza in crescita e quindi no, non cambierai niente. Forse un po' la sistematicità, perché poi si può sempre migliorare su tanti punti di vista, se riuscissimo a essere più sistematici su tante cose. Non essere solo di te. No, quello no, guarda, il nostro tuscia è senza
senza ombra di dubbio una tematica sulla quale stiamo puntando tanto, non tanto da un punto di vista politico quanto di comunicazione e di marketing linguistico, cioè siamo convinti che Viterbo sia il cuore della Tuscia. Come a Milone, questo, la città dei papi, uguale. E come tale deve essere e bisogna svilupparla nel modo migliore. Esatto, però da un punto di vista civico il progetto si fonda proprio sul fatto che ci aggreghiamo sull'idea di città, quindi come tale perderebbe di senso il momento in cui... Cosa cambieresti per parte del comune di Viterbo? La gestione? Qualcosa cambieresti? La mentalità. Quindi le teste, sostanzialmente. Il vecchio di dirigenti o il nuovo? No, guarda, i dirigenti io ho imparato, a parte il fatto che con questa amministrazione sono cambiati quasi tutti i dirigenti, ma non è cambiata l'efficienza della pubblica amministrazione, quindi... Possiamo anche dire tanto... a cattiveria, non c'è problema. No, no, ma io la dico, insomma, lo sanno quello che penso, non è che mi sono mai nascosta dietro un dito. Quindi non è una questione di dirigenti, perché questa amministrazione ha avuto la possibilità, forse unica, di cambiare quasi tutti i capi dei vari settori dell'amministrazione, quindi è cambiato il dirigente. Giovani? Molti, alcuni sono entrati giovani, si è cambiato il bilancio, è cambiato le cose generali, cioè quindi sono cambiati tanti settori, sono stati tanti pensionamenti, però il problema è che se c'è il solito vecchio metodo di lavorare, quindi non parlo di una... vecchio in senso di età, parlo in senso proprio di metodologia, quindi di piccoli cabotaggi, di partiti l'uno contro l'altro, di assessori l'uno contro l'altro, incapacità di lavorare in squadra e quindi il team non è stato fatto bene. È il problema delle coalizioni, è chiaro che se tu metti insieme una cozzaglia di gente messa collante tanto per vincere, magari vinci come in questo caso, peraltro di poco, però poi non riesci a governare la città e questo è quello che sta succedendo di nuovo e questo è quello che cambierei. Fa uscire? Sì, no, è guarda, io non perché credo che uno... La provincia, ancora l'epoca della provincia, sì, non c'è più quella di una volta. Portai l'assessore da Roma, attraverso all'interno degli eventi. C'era l'epoca, un certo Alemanno, e presentai questo assessore. Un Viterbo, siete usciti. Ah, beh, ma guarda, io... C'era anche per Firenze del Napolitano. L'Europa, quindi in realtà per me... No, vabbè, tu sei che stato senso, discorso. Esatto, che sento meno. No, credo che sia proprio una questione di visione, sì, forse è come nel senso una questione di visione. È un muro di gomma, sì, la visione confusa. Bisogna fare rete, bisogna essere capaci di fare sistema, di avere anche gemellaggi con altre città. Aprirsi, sì, esatto. Invece se tu hai le nuova, siamo le nuova, anche il termine nuova. Se hai l'assessore ai lavori pubblici che litiga con quella urbanistica che a sua volta non si può vedere con quelle servizi sociali, è difficile che si possa impattare. Quello step, uscire da quello step del problematiche familiari può essere. Sì, partitocratiche, clientelari, componentisti, chiamale come vuoi. Ma sai, la roba in realtà sarebbe anche una cosa positiva se si intendesse come entrando in Europa, trasparente, positiva, di pressione. È chiaro che la politica è rappresentazione degli interessi. Questo è fisiologico, faremmo nel magico mondo di Interpone se non capissimo questo, no? Quindi il punto importante è che gli interessi siano tutti legittimi. Anche economicamente, a migliore rete. Assolutamente, però voglio dire, noi non dobbiamo demonizzare il privato può essere molto utile, soprattutto nel momento in cui il pubblico langue di fondi, no? Di a volte anche di lentezza di burocrazia e quant'altro. Quindi sviluppare dei partenariati pubblico-privati che siano efficienti e che vadano, si chiama win-win, no? Vinci-vinci, cioè che vincono entrambi, vince la collettività e vince ovviamente entrambi, il privato. Tutti si vince. Penso che sarebbe, e questa è una di quei step di cambio di mentalità che sono necessari e che invece attualmente... Cosa vorresti dirlo? Arriva. Lo stavo di una battuta così loro. No, è che cosa voglio dire? Che ne so, dalla più... gli dico tante cose tutti i giorni, magari di ascoltarle, di essere più pronta. Non solo per tema in generale. Certo, di essere più pronta a ricevere le proposte dell'opposizione, perché a volte non ha senso, insomma, chiuderci a riccio soltanto. Ma è sempre ultimamente il comune, prima del Covid e questo problema. Sì. Oltre all'economia, la crisi, non c'è stato, diciamo anche prima il turismo non c'era, era chiuso. No, anche se c'era un po', cominciava a esserci una piccola ripresa. Abbiamo un po' aiutato anche noi con i servizi che abbiamo fatto, le non cose. C'è dubbio. Però il problema è che forse prima del Covid in questo senso, il turismo vedeva perché non c'era l'aeroporto. Non ci sono i trasporti, tra virgolette. Se ci sono, durano quante ore? Certo, non c'è stato il passaggio con il porto di Ciavecchia, cioè varie strutture, varie situazioni che hanno bloccato e credo che bloccheranno oltre col Covid
nel futuro, che cosa penseresti di far poter cambiare? Cioè, cosa daresti a loro? Una comunicazione per capire come cosa vorrebbero fare, dovrebbero fare. Ma allora, innanzitutto, se posso dare dei suggerimenti, sì, dal punto di vista dei trasporti e infrastrutture, tutto quello che tu hai detto è vero, però è anche vero che per Viterbo questo è stato un alibi per tanto tempo. Cioè, sono dei posti che fanno milioni di visitatori all'anno che non sono raggiungibili esattamente come non è raggiungibile Viterbo. Pensiamo, non so, a Volterra, non so se tutti voi come so, me, ecco, voi sapete che per andare a Volterra c'è una strada che non è proprio esattamente la migliore d'Italia e che però fa circa 1.200.000 all'anno. E infatti quello su cui secondo me, e qui viene il suggerimento all'amministrazione, dobbiamo lavorare è quello di creare un brand territoriale forte, una politica di marketing territoriale forte. Esatto, fare Viterbo con l'immagine, Viterbo fuori della Tuscia, quindi fare rete innanzitutto con gli altri comuni del territorio, perciò Viterbo, ma anche le altre realtà e le varie città che ci stanno la Tuscia, che è di fatto oggi il fattore trainante del turismo della città. Io lo conobbi qualche anno fa, nel 2013, portai un Infiniti, la Nissan, e c'è domani. Non come? Dopo 3 settimane dall'uscita del nostro giornale, il nostro articolo, Rai 3, Regione, venne. E mi chiamò al ristorante all'entrata, che poi non c'è stato più, dice grazie perché l'abbiamo fatto anche Regione Lazio. Ci hanno visto. Bene. Vedi? E quindi poi dopo da lì è partito il fenomeno. Però il problema è che c'è una sola persona che lo deve fare. Deve essere corti, l'amministrazione in questo senso deve coordinare, capito? Laddove poi non ci sono i fondi, almeno corsi come facilitatore dei processi. E come c'è, che so, in Umbria o nelle Marche ci sono, adesso in questo momento ci sono dei video dove presentano la città e la regione. Certo. Qui a Viterbo in questo momento aria sana, Viterbo ha l'aria migliore d'Italia, secondo l'ISPRA, ci sono dei punti sui quali potremmo sottolineare le acque termali. Ovviamente l'abbiamo fatto, cara, abbiamo presentato una mozione che è stata anche approvata all'unanimità. Ah, quando uscirà? È stata approvata il 26 maggio, l'abbiamo pubblicizzata, abbiamo fatto anche degli incontri durante il lockdown che trovate sulla nostra pagina di Facebook in videoconferenza con degli esperti, quindi abbiamo cercato di smuovere. Ma poi ci sarà questo adesso questo sta al comune, nel senso noi abbiamo proposto, abbiamo fatto approvare la nostra proposta, ora è chiaro che l'opposizione, quello che ti dicevo, cioè l'opposizione può proporre, stimolare, controllare, denunciare laddove è necessario e poi può con le proprie forze, ma non da movimento civico o politico, ma anche insieme alle associazioni, le aziende, può portare avanti le iniziative, è quello che noi stiamo cercando di fare. Da un punto di vista civico abbiamo fatto approvare la nostra mozione all'unanimità del Consiglio Comunale, da un punto di vista professionale, comunque di rete, stiamo cercando di portare avanti dei progetti in tal senso. Per quanto riguarda questo momento, diciamo da Natale finora, anche per il futuro, diciamo che il governo italiano, anche altri governi, cioè spagnoli, francesi, queste cose, hanno già qualcuno, già l'Inghilterra adesso ultimamente, hanno voluto legare la cosa dei 5G. L'Italia accetterebbe? Allora, anche su questo ci siamo fatti promotori di un consiglio comunale straordinario, la cui richiesta è partita da me su sollecitazione di alcuni cittadini. Tu sei d'accordo con 5G o no? Allora, il consiglio... No, guarda, ti dico, allora io mi sono approcciata a questo tema in maniera molto neutrale. No, nel senso che a me piace studiare la documentazione. Questi sono argomenti sempre molto controversi, no? Perché tu hai la scienza che da una parte sostiene la tesi della nocività per la salute e hai altrettanta scienza che, e quindi sulla base di questo abbiamo chiesto al Consiglio Comunale Straordinario, io ho chiesto al Sindaco, se non altro con ancora alcuni dubbi in merito in realtà, però di applicare il principio di precauzione, che è un principio internazionalmente riconosciuto, che nel momento in cui c'è anche un solo dubbio, quindi non una certezza, in questo momento è un dubbio, per alcuni scienziati è una certezza, per me rimane dubbio, però che possa effettivamente nocere per la salute, abbiamo chiesto al Sindaco di fare un'ordinanza. No, per la salute o per i dati? Ci sono alcune tesi sulle in funzione delle quali questo nuocerebbe alla salute, alla salute delle persone, E quindi abbiamo chiesto al Sindaco di adottare il principio di precauzione, come tanti altri sindaci hanno fatto, emettendo un'ordinanza che vieti l'installazione delle antenne sul territorio comunale. E l'hanno fatto tanti altri comuni, anche città capoluogo. Questa è una cosa definitiva? No, perché però l'ha fatta, quindi... abbiamo fatto il consiglio, abbiamo approfondito il tema, però dopo il sindaco ha ritenuto di non fare l'ordinanza e quindi per il momento ci sta una richiesta di installazione di un'antenna 5G sulla Cipina da parte di Iliad, che credo a questo punto sia andata molto. No, per curiosità, per avere l'informazione, perché la tecnologia, come hai detto tu, città smart,
certo, deve certo, essere certo, certo, perché certo. Il wifi come Zoom certo. In questo periodo se non c'è velocità. Beh, diciamo che non è esattamente sì, cioè, l'ho capito, la però velocità della è connessione, tutto un percorso di comunicazione un po' diversa. La vicinanza cioè. Delle onde, insomma, che è questo. La fortezza diciamo delle onde. Allora, sei un'azienda privata. In maniera molto più avresti incontrato no, io allora premesso che tendenzialmente io incontro tutti insomma perché comunque credo che questo sia il ruolo di un amministratore che sta vicino alla gente e a maggior ragione se sei il sindaco di tutti, quindi incontri comitati, cittadini e aziende e quindi come tale avrei incontrato l'azienda, avrei incontrato anche i comitati dei 5G che mi dicono che esistono e molto probabilmente avrei emesso l'ordinanza per il semplice fatto che in un momento laddove c'è un dubbio la salute dei cittadini viene prima, quindi sì, probabilmente avrei operato così. Oh, wow. Allora sei quasi in sintonia. Spero di sì. No, col sindaco dico. Beh no, perché il sindaco poi non l'ha fatta la ordinanza, non l'ha fatta. Abbiamo promosso questo incontro di consultazione. Vabbè, lo rifate. Sì, poi alla fine non è che gliela posso scrivere io che male, se non la vuole fare. Vabbè, si prenderà le sue responsabilità nei confronti. Informativa, più specifiche forse. Perché aiuterebbe anche la parte economica in questo senso. Certo, ha raccolto tutte le ok, ultima battuta, sì. Noi ci occupiamo di cosa per un momento. Sì, assolutamente siamo stati al golf club qui di tempo, che è una realtà. Che non è un circolo, non è una gara che fa gara. No, non è un gara, però è una realtà insomma, del territorio è molto importante e che no, non sai, guarda, ti consiglio di andare perché insomma è veramente una realtà. Vabbè, conosco un po' di golf, i circoli del mondo. Qui abbiamo Sudri, no? Sì, lo so. Poterosi da quelle parti lì. Da quelle parti lì e quindi siamo stati con mio marito a giocare un paio di volte. Come è andata? Ma allora, io per essere la prima volta sarà stata la fortuna del principiante, però me la sono cavata. Hai fatto tutto il... Ho fatto un paio di tiri ora, quello che si può fare per la prima volta che una persona si mette sul green, no? Certo. Tu sei una lady. Io sono una lady, sì. Il tea? Che cos'è il tea? Mi fai domande sulle quali mi sono preparata. È il primo, il punto fuori dell'inizio. Ah, ecco, vedi. E noi ci siamo arrivati alla fine. Alla fine, vedi. Quindi penso che possiamo salutare. Perfetto. Grazie a voi. Vivite un po' dei clienti per adesso. Sì, per adesso. Poi tra qualche mese ci saranno delle novità. 4.0, 5.0. Sì, vedremo. Il futuro è... Vabbè, nel 2023 ci sono le elezioni. Sì, no. Salvo novità auspicabili. In che senso? Stai dando notizie? No, nel senso che se dovesse cadere prima l'amministrazione, ovviamente si arriva a votare. Potrebbe... Beh, diciamo che gli spostamenti sono all'ordine del giorno, però è per quello che ti dicevo prima, dal momento in cui metti insieme una coalizione incollata per vincere, ma non per governare, purtroppo poi... Con l'attacco, sono come il governo italiano.